E what è a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo e primissimo episodio su God of War Ragnarok. Come sempre ragazzi vi ricordo che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio e per questo primissimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua ragazzi su questa incredibile richiesta, nuovissima serie su appunto Ragnarok, sarebbe a dire, lo sappiamo già tutti ma comunque lo dico, il sequel di God of War del 2018 che abbiamo finito appena la settimana scorsa. Che dire ragazzi, intanto ci tengo comunque a ringraziare come sempre di cuore tutti quelli che hanno guardato dall'inizio alla fine la serie su God of War, che l'hanno apprezzata assieme a me e che l'hanno sempre sostenuta o comunque con i mi piace o con dei commenti, quindi grazie ragazzi veramente per il vostro supporto. Spero chiaramente che supporterete allo stesso modo anche questa nuova serie. Esattamente come è stato per The Last of Us, incominciamo subito questo sequel, quindi non appena finita la serie precedente. Perché ragazzi? Perché le emozioni e i ricordi sono ancora freschi, quindi penso che non ci sia cosa migliore che fare così ragazzi, per non perdere comunque l'entusiasmo che avevamo non appena finito God of War, nonostante comunque la fine della serie ragazzi abbia lasciato un certo vuoto dentro di me, devo dire la sincera verità, ma questo ve l'avevo già detto nel finale di serie. In ogni caso diciamo che tra molte virgolette ci consoliamo incominciando subito appunto Ragnarok ragazzi, che è uscito veramente di recente, infatti è stato pubblicato appena 2 anni fa ragazzi, del 2022, quindi roba veramente freschissima e sono davvero molto molto impaziente di giocarlo, perché diversi di voi hanno detto che comunque anche questo sequel ragazzi è degno del primo gioco, che quindi sarà altrettanto spettacolare. Io ovviamente mi auguro di sì, soprattutto il finale segreto ci ha lasciato ragazzi con l'acquolina in bocca, perché Atreus sembra aver avuto una sorta di sogno premonitore, io l'ho visto così, e cioè che Thor è andato a cercarli a casa e quindi lì è la cosa insomma mi sale ragazzi, quindi io direi di non perdere più tempo e di andare a incominciare una nuova partita. Allora ragazzi, qua ovviamente ci fanno scegliere il grado di difficoltà, io vi faccio lo stesso discorso che vi faccio sempre quando un gioco mi fa scegliere la difficoltà, ossia che essendo la serie per YouTube ragazzi e non volendo complicare troppo le cose, scelgo la difficoltà facile proprio per goderci appieno la storia e quindi lasciare la sfida un pochettino in secondo piano, quindi sceglierò la difficoltà Donami la Grazia, che è per i giocatori che vogliono un gameplay incentrato sulla storia e che pone un lieve accento sul combattimento, se no ci sarebbe proprio raccontami la storia ragazzi, ma penso che sarebbe fin troppo facile, quindi direi che questa è quella giusta per noi. Ah ok, dal menu principale ci fanno... Caro Kratos, che bello rivederlo ragazzi, cioè mi fa proprio salina gioia. Atreus, è cresciuto. Hai fame?
Oh, raga, cioè, non lo so. Sono troppo contenta di vederli di nuovo. Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. Ti aiuto. Cosa? Sei pronto? Minchia, raga, è cresciuto. Oddio! Oddio, oddio, oddio. Ok, ok, adesso parliamo, adesso parliamo. Allora, questo... Ah! Madonna santa, non ero pronta. Sopravvivere al Fimbul Winter. Ok, usare per guardarti intorno. Ragazzi, allora, questo inizio così cupo. Comunque avevano detto che sarebbe arrivato l'inverno. L'inverno. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Oddio, forse è un altro cane, probabilmente. E questo inizio così cupo, che cavolo è stato? Sentito? Sì. È lei? È lei. Il cerchio non è lontano. Chi è? Freya! Oh, 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 oh! Sta in guardia! È lei! Porca miseria! Fate partire così! No, raga, io posso esplodere! Posso esplodere! Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai, sta attento. Poi parliamo, ragazzi, quando abbiamo un attimo di pausa parliamo. Mettiamo gli ostacoli. Non devi fare di ribaltarci. Oh! Madre! Preso! Oh, porca paletta! No, allontaniamoci da lei! Ci sta provando! Sta facendo quello... Ah, oh! Gli alberi stanno cadendo! Oh, porca vacca! Oh, porca vacca! Ci è mancato poco! Sta facendo quello che aveva sta promesso, ragazzi! Oh! No, no! Io non voglio combattere! Sto perdendo la presa! Madò! Padre! Ti tengo! Oddio! Tieniti forte! Il cerchio di protezione è vicino! Ok. Dobbiamo cercare di raggiungere casa, assolutamente, ragazzi. Oddio, io... No, no! Freya, non siamo tuoi nemici! Fermati! No! Ah!
Kratos! Ah! Oh cavolo, oh cavolo! Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Specchi, Svanna. Oh cavolo. Oh cavolo. Non posso dire altro se non... Oh cavolo. Scusa se l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. Già. Sta facendo quello che aveva promesso, ragazzi. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Okay. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Peggio di così? Porca paletta. Gesù. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad arrivare a casa. C'è il cerchio di protezione, quindi che ci protegge, ragazzi. Wow. Faccio io. Beh, questi non sono normali cani. Non so se sono più lupi o come li si possa definire. Prendo il cervo. Ah, già fatto lui. Su, mangiate. Oh. Lo adoro. Cioè, come l'hanno fatto, ragazzi, come hanno sviluppato sto personaggio dopo tanti anni, già solo di aspetto, insomma, cioè, è troppo figo, ragazzi, dai, cioè, che altro ci può stare da dire? Credo niente. Intanto, però, non ci è stato detto quanti anni in effetti siano passati, perché comunque Atreus è quasi ormai un ragazzo adolescente, non so quanti anni abbia adesso, però... Comunque è cresciuto. Allora ragazzi, quello che stavo cercando di dirvi prima che succedesse il patatrack, c'è stato questo inizio così triste, perché ci hanno fatto vedere un Kratos malinconico. Stava guardando il sacchetto dove c'erano le ceneri di Fae, e ad un certo punto mi è sembrato di vedere anche una nota di tristezza nella sua espressione. Lui solitamente l'espressione, ragazzi, non la cambia mai, c'ha sempre questa espressione così seria. E cioè, raga, è fatto talmente bene che io riesco a capire il suo stato d'animo. Mi è sembrato di percepire un Kratos stanco, cioè tipo veramente stanco, cioè come se non volesse veramente sapere più di niente, di nessuno. E a quanto pare quando vanno in giro, ragazzi, c'è anche Freya che gli sta alle costole, quindi cioè non deve essere facile. Quindi è iniziato anche questo gelido inverno. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir, stai bene? Oh. A quanto pare quest'altro sarà un altro lupo. Non sta bene. Eccolo. Sono qui, bella. È tutto a posto. No, non mi fate ste cose, no? Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Così si fa. Bravo. Atreus, il momento si avvicina. Oh. È meglio che ti prepari. Oh. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere.
Sta morendo. Eccolo. No. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Ecco. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Sofna. Upfra. Dessu. Sofna. Edan. Sofna. Ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte.
Kratos. La possiamo vedere sta fai finalmente? Ce la fanno vedere? Vuoi venire con me? Sei pronto? Cioè ragazzi, sta succedendo di tutto e di più, porca paletta. Prima lo scontro con Freya. Poi Atreus, che ovviamente comunque è sempre un po' ribelle, vuole scoprire la verità su di sé, su sto benedetto Loki, eccetera eccetera. Il lupo Fenrir che muore, momento troppo straziante, perché quando muore un animale, ragazzi, cioè, ci si strazia. E adesso Kratos che sogna Faye, che io ho detto Faye, però vabbè. Cioè, non c'è mai fine alle sorprese. Già dal primo episodio. Cammini come se portassi Ymir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Che bello, che bello. Così abbiamo ucciso conosciuto anche poco. Lei. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shhh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? Sì. No, no, no! Oh. Avanti. Scappato. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Beh, la stessa cosa che ha detto Atreus. Ci nascondiamo. Lui continua a dire che non è così. Però... di qua! Forse vuole solo stare lontano da tutte queste altre affari, ragazzi. Perché forse è stanco, veramente stanco di stare appresso a tutte queste questioni. Devo occuparmene io? Bravo. È strano pensare che Kratos possa, ragazzi, provare un certo tipo di sentimenti, no? Eppure una donna c'è riuscita, quindi... cerchio per arrampicarsi sulle sporgenze, questo è uguale. Benissimo. Fai. Dov'è? Oh. Oh 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 oh. Salve, signor lupo. Fai. Dov'è? Fai. Fai! Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Fratello! 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 Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo. E non no. È tornato. Non sarà lontano. Oh, adoro, ragazzi. Sono così contenta che ci sia Mimir. Perché è un personaggio che mi piace molto. Ma questa non è una cosa buona. Atreus è andato a seppellire Fenrir, ma...
Non è tornato. Ok, qua ovviamente ci specificano quelli che sono i nostri amici e i nostri nemici. Ci sono Specchi e Svanna che specificano: molto tempo fa abbiamo salvato un branco di lupi dai banditi accampati al lago dei Nove. Nonostante le mie raccomandazioni, Atreus ha deciso di dare loro un nome. Con questi due a trainare la slitta, adesso spostarsi è molto più semplice. Quindi Kratos aveva detto: guarda, tipo Mike Wazowski, non devi darle un nome. Quando dai il nome ad una cosa, ti ci affezioni. È per questo forse che non voleva che gli desse nomi, perché poi quando ti ci affezioni, ragazzi, è brutto quando se ne vanno. Ok, c'è una descrizione anche per Fenrir. Fenrir, il lupo, si indebolisce sempre di più. Atreus tiene tantissimo all'animale e non è pronto ad accettare che stia morendo. In passato gli avrei detto di chiudere il cuore di fronte alla perdita, ma ha già sopportato troppo. Vedo la compassione che ha nel cuore e sono fiero dell'uomo che sta diventando, ma devo mantenerlo concentrato affinché sia pronto per i giorni bui che ci attendono. Questa è una cosa molto bella, perché lui dice: guarda, in passato gli avrei detto in questo modo, però cioè, mi rendo conto di quando è il caso, di quando non è il caso. Qua non è il caso, anche perché apprezza comunque la persona che è Atreus e il carattere che ha. Molto bello, ragazzi, davvero. Mimir ha vissuto con noi sin dal nostro ritorno a Jotunheim. Raramente ho chiamato qualcuno amico, ancora meno fratello, ma ora faccio affidamento sulla saggezza e consigli dell'uomo più sapente del mondo. E poi è molto compatto e non consuma risorse preziose, perché giustamente raga, non gli devi dare a magnà, non gli devi dare a be. Però è lì, ti fa compagnia e ti aiuta. Quindi premi in qualsiasi momento per consultare obiettivi e risorse. Ok, quindi questo ci apre ovviamente la mappa. Vedo tutto molto grande, se devo essere sincera. Però vabbè, bando alle ciance, ragazzi. Andiamo a vedere che fine ha fatto Atreus. Ok, immagino attacco pesante, attacco leggero, ragazzi, sono gli stessi. Forse sì, vabbè, in ogni caso sicuramente... Il baratro di Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Dici? Ci faranno fare sicuramente un piccolo tutorial, ragazzi. Comunque, dove sarà andato a finire Atreus? Scusatemi, eh. Qua c'era il lupo, ma ovviamente non c'è più, perché è andato a seppellirlo. Quindi proviamo ad andare di qua, ragazzi, perché di là è inutile. È non troppo è stato instabile. Aperto. Anche qui niente impronte. Quindi anche qui niente impronte. Ok, le impronte sono qua. Vediamo. Però le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Probabilmente sì, le impronte vanno di qua, ragazzi, seguiamole. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Oh, guarda i cagnolotti. Io dico cagnolotti, sono lupi ovviamente, ma l'impressione è quella. Quindi premi R2 per un attacco pesante. Boom. E baraboom. E baraboom. Sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No, sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. No, sembra appunto che voglia comunicargli qualcosa adesso, non... Allora, tieni premuto L, premi L3 per scattare, perfetto. Quindi lo scatto anche uguale, io credo che i comandi siano pressoché identici, ragazzi. Quindi mi ci ritrovo, l'abbiamo finito adesso. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Aldnerman! Che cavolo è? E non siamo soli. Ecco fatto. E chi è mo sta gente? Ci vogliono far combattere fin da subito. R1 per un attacco leggero. R2 per un attacco pesante. Perfetto, quindi su questo è tutto identico. Salve. Perfetto. Nuovo c'è nel bestiario. Banditi. Sono rimasti pochi umani nella foresta selvaggia al giorno d'oggi. Chi sopravvive si è barricato nel punto più caldo della foresta, che è riuscito a trovare, o se ha deciso di non nascondersi, è riuscito a tenere lontano il freddo, trasmutando il suo figlia, il suo spirito guardiano. Questa parte della loro anima assume i tratti di un animale, permettendo loro di adattarsi al clima inclemente di Midgard. Recentemente i vari banditi rimasti nella foresta selvaggia sembrano inclini a ucciderci tutti. Sono diventati un po' aggressivi. Il cerchio di protezione li allontana intrusi, ma ogni uscita a caccia oltre i suoi confini comporta inevitabilmente l'incontro con un gruppo o due di ricognitori. Quindi sono un po' guai, ecco, purtroppo. Ecco, per pararmi suppongo che dovrò premere L1, perché lo scudo è di qua.
Però intanto li facciamo volare. Premi due volte X per rotolare. Perfetto. Sì, L1 per parare, ragazzi. Vediamo un po'. Perfetto. Oddio, grazie fratello. È bello vedere che Kratos consideri un pochettino di più anche Mimir, ragazzi, eh. Davvero bello. Quindi tanto facciamo fuori sta gente. Non dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? È qua, è proprio qua, sì sì. Trova le pietre curative per ripristinare la salute di Kratos, o quindi, pietre vitali, come le chiamo io. Il cerchio è rotto. Ah. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Oh, what the fuck? È storso! È sto sangue! E che cacchio è successo? È vivo? No, è morto. È morto. Un orso sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Sì, ma... seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Porcaccia miseria, ragazzi. Cioè, già quest'orso è gigantesco. È stato aggredito da un orso più grande. What the fuck? Basta seguire il sangue. Guarda un po'. Sempre, sempre le cose belle, vero? Le cose bellissime. Mi chiedo se Atreus si è appunto nascosto da qualche parte o... oh, che cacchio sarà successo, ragazzi? Il sangue è portato qua. Da qui non si passa. No, direi di no. Vabbè, faremo un altro giro. Però io qua vedo una cosa super familiare. Il sentiero continua dall'altra parte. Se riesci a liberare la strada. Ok, perfetto. Possiamo ancora lanciare il Leviatano, ragazzi. Ovviamente. Ma io qua vedo un piccolo forziere. Ma quanto è carino. Non lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Lo so, amico. Lo so. Abbi un attimo di pazienza, perché stavo solo raccogliendo questo po' di argent. Che bello, ragazzi. È tutto così familiare. È meraviglioso. Va bene. Spacchiamo sto coso. E triangolo per richiamare l'ascia. Perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà la resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. Erano accurate, Mimir. Quindi forse... adesso Kratos si porta presso pure questa paura, ragazzi. La paura di magari mancare da un momento all'altro per qualche motivo e Atreus non essere in grado di cavarsela da solo. Adesso capisco. Adesso capisco la sua preoccupazione. In effetti, comunque sì, è giusto che un po' si nasconda da Odino. Però, come ha detto Kratos, la resa dei conti arriverà, ragazzi. Perché non è che Odino se la fa sfuggire sotto al naso, insomma, eh. Allora... il sangue porta di qua. Continuiamo C'è a seguire. C'è molto sangue, fratello. Dobbiamo trovarlo. Lo vedo, amico, lo vedo. Intanto questo te lo prendo, eh. Di nuovo 91 pezzi di argento. Datemene un pochettino di più, che cavolo. Però ora quello che mi preoccupa è trovare Atreus, ragazzi. Perché, cioè, se trovate in mezzo ai due orsi, non lo so. Ok. E a quale parte della profezia credi, Mimir? Sono scettico per natura. Ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Mi fa sempre ridere sta cosa, ragazzi. Quando dice, non lo so, non ne ho idea. Là, l'uomo più sapiente del mondo. Buongiorno! Allora, tieni premuto triangolo per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco in mischia o a distanza. Azzo! Wow, adoro! Dritto in faccia. Ok, questa è una cosa che funziona sempre, ragazzi. Quindi basta tenere premuto e l'ascia si potenzia. Arriva. Boom, bitch. Bello, bello, bello. Ok.
Bella, mi piace sta cosa. Allora, adesso io non ricordo se questa cosa fosse presente anche nel primo. Probabilmente sì, e me lo sto dimenticando, ragazzi. Allora, il sangue porta di qua. Però vorrei un attimino guardarmi intorno, vedere. Wow! Arrabbiatissimo lei. Vi dovreste calmare, perché, cioè, che venite a fare gli aggressivi con me. Partite proprio male, eh. Pezzi d'argento 22. Questi in sto bosco, ragazzi, sono tutti pezzenti in sta foresta. Va bene, comunque, allora, il sangue porta di qua, porta di qua. Quindi fatemi vedere un attimino di qua se c'è qualcosa. A parte i maledetti che mi vogliono aggredire. Ti ho congelato per caso. Gemma vitale. Oh, scusi, aspetti. Sì, ecco, a posto. Allora, okay, altro po' di esperienza. Dov'è finito quel sentiero? C'è il sentiero, aspetta un attimino che lo troviamo il sentiero. Stavo guardando se ci fosse qualcos'altro qua intorno, ma sembrerebbe di no. Giusto questi, 17 pezzi d'argento. E quindi il sentiero porta di qua il sangue, vedi? Ammazza. Ma dove si è trascinata sta cosa? Facciamo, scusa, il giro per riprendere il sentiero dall'altra parte. D'accordo, fratello. Come dici tu, fratello? Però devo salire di qua, quindi sì, sembrerebbe di sì. Che ansia tutto. E questo? Che brutta fine ha fatto, direi. Va bene, vediamo un po'. Il sangue porta di qua. Di certo non possiamo salire di qua, però non possiamo passa, fare il giro. Ma possiamo fare il giro. Grande, grande Mimir. Ormai siamo talmente collegati che mi leggi nel pensiero. Dritto in testa. Venghino, signori, venghino. Zack and Zack. Allora, ovviamente, dando questo potere all'ascia, crea danni da congelamento. Quindi può essere positivo, ovviamente. Troppi, okay, per una ricognizione. Beh. Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Però per un genitore, ragazzi, non si è mai abbastanza prudenti. Ok, quindi cerchio per arrampicarsi, come sempre. Un mega forziere, ma sono uguali, che bello. Perfetto. Ferro battuto, pezzi d'argento e nient'altro. Quindi andiamo di qua, ragazzi, e continuiamo. Torce, e le tracce vanno in quella grotta. Beh, perfetto, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Sicuramente, certo, certo. Però questo lo apro. O puoi fare quello. Quello? Intanto sono i passiamo da qua. Cui hai salvato i lupi? No, questi non sono qui da molto. Ok, molto bene. Ma quest'altro orso gigante, perché è chiaro che parliamo di un orso più grande di quello che abbiamo visto. Ma dove si è ficcato? Cioè, com'è passato di qua? Morte dal cielo, scatta da una sporgenza. Una volta in aria, premere uno per sferrare un attacco morte dal cielo. Top, eh? Wow. Adoro, adoro, adoro. Aggiunte fighe, aggiunte fighe, ragazzi. Mi piacciono. Ecco qua, a posto. Abbiamo finito? C'è qualcun altro? No, c'è qualcun altro. E intanto raccolgo un po' di robetta, eh. Se avete intenzione di venirmi ad aggredire, io sono qua. Venga, signore. La sto aspettando con trepidazione. Ok. Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. In profondità, eh? Va bene. Vorrà dire che andremo in profondità. Intanto però questa la prendo. Ecco. Anche se non ne avevo bisogno, me la piglio lo stesso. Quindi il sangue conduce di qua. Vediamo un po', eh. Qualcuno ha incontrato l'orso. Beh, sì. O è l'orso che ha incontrato qualcuno. Fuoco dall'alto, ce ne preoccupiamo fra un attimo. Ok.
Quello ha una fionda, attento fratello. Lo so fratello, non ti preoccupare. Ecco qua. Perfetto. Avanti via un altro. E adesso arrivo da te, aspetta un attimino. Pete 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 pete. Quindi scatta da una sporgenza, premi R1 mentre sei in aria. Questo l'avevamo capito. Facciamo subito. Che cosa meravigliosa. Mi piace. Bello aggressive questo attacco. Atreus, sei qui? Beh, direi che è meglio così. Usciamo da qui. Va bene, ma dove è finito nostro figlio? Ok. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. Lo so, amico, lo so. Intanto guardo qui, Ferro battuto, perfetto. Qua non c'è una mazza. E vorrà dire che torneremo fuori. Forse allora. Atreus è venuto qui in cerca di riparo. Ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai com'è fatto il ragazzo? Non mi stupirebbe la cosa, eh? Va bene, usciamo allora. Il benedetto orso. Atreus, dove sei? Enorme! What the fuck? Non ero pronta! O viceversa! Direi! Porca miseria! Oh! Ok. Gli attacchi con anelli gialli causano spezzaguardia. Minchia, regà! Porca vacca! Ecco, ecco! Mamma mia, regà, è veramente enorme, eh? Gli attacchi con anelli rossi non si possono bloccare e infliggono danni. Aia, penetrando la guardia. Caccia miseria. Ok. Vediamo di non farci colpire. Porca porca. Lo vedo. Lo vedo. Ai. Ira! È arrivato il momento. Ok. Ok. Mamma santa, regà. Bestia contro bestia qua, Non mi farò colpire di nuovo, anche se, raga, vi devo dire sinceramente, a me dispiace. Cioè, vuole ammazzarci, però è un animale alla fine, a me dispiace. Ok. Che male. Minchia, boss fight subito, ragazzi, Primo episodio, prima boss fight. Ne abbiamo avuta già una piccola prima con Freya. No. Tuoi artigliacci. Statemi lontani. Minchia come mi scaraventa via come un fuscello. Dai, su. Forza. Aia, porca vacca miseria. Forza, forza, orso. Sta vacillando. Oddio. Atreus!
Cosa? Prima concentrati, guarisci. Cos'è successo? Non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato. E impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. Caricava e... caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Regà, quasi lo ammazziamo. Ti hanno trasformato. Io non sapevo di poterlo fare. Tu non hai fatto niente. Ti hanno sopraffatto. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi, senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò? Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Finché non saprai controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Ricomponiti. Porcaccia miseria, regà. Porcaccia miseria. Cosa cacchio ho appena visto? Cioè, Atreus si può trasformare in animale. Ed era diventato un orso enorme. Stavamo per ammazzarlo. Inoltre, si è curato da solo. Quindi ha anche questa abilità. Cioè, ha... tanti poteri, ma la maggior parte dei quali non conosciamo. Atreus è cresciuto molto dal nostro viaggio a Jotunheim. Ci siamo addestrati inverno dopo inverno, senza estati nel mezzo. È più forte, abile, esperto in battaglia ed è un bravo scalatore. Ma se vuole gestire le sue emozioni con disciplina, deve ancora imparare molto. I pensieri di Loki e il destino predetto dai giganti lo distraggono. Qualunque cosa la razza della madre volesse per lui, qualunque cosa lei volesse per lui, lo terrò al sicuro e lo preparerò, almeno finché potrò. Quindi è lui, ragazzi, ovvio. Cioè, tra l'altro è un ragazzo, è molto giovane, quindi c'ha questi pensieri che lo tormentano. Cioè, chi è Loki? Cosa diventa? Quali appunto, quali erano le aspettative magari che sua madre aveva per lui? Boh, sono sconvolta, ragazzi. Cioè, tanto per cambiare. Abbiamo appena finito God of War. Ero tanto sconvolta e niente. Primo episodio su God of War Ragnarok, sono altrettanto sconvolta. Cioè, questi giochi, ragazzi, non smettono mai di sconvolgermi, ed è una cosa meravigliosa questa. Allora, ovviamente, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua, ma con enormi aspettative. Cioè, io non vedo l'ora di continuarlo, ragazzi. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Abdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!